Sette arresti, beni confiscati per 1.200.000 euro e almeno due piazze di spaccio di Cassino a cui è stato inflitto un colpo importante. Sequestrati in particolare sei conti correnti, 22 conti deposito, 9 terreni, 5 ville, un appartamento, un magazzino, 9 auto e un cavallo da corsa. Operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti che ha visto lavorare insieme carabinieri e guardia di finanza. Ieri mattina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino, i militari hanno dato esecuzione alle 7 ordinanze di custodia cautelare, 2 in carcere e 5 ai domiciliari, per Ferdinando Spada, Annarita Di Silvio, Yolanda Morelli, Virginia Sauchelli, Benedetto Romano, Valentina Pelagalli e Maria Spada, tutti di età compresa tra i 49 e i 25 anni. Questa mattina la conferenza stampa al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, presenti il Comandante Provinciale, Colonnello Luigi Carbone, e quello del Gruppo di Cassino, Tenente Colonnello Salvatore Rapuano, il Comandante dei Carabinieri, Colonnello Fabio Cagnazzo, e quello della Compagnia di Cassino, Capitano Ivan Mastromanno. Sono 7 titoli custodiali a carico di personaggi, diciamo, comunque legati alla criminalità organizzata romana, sia per vincoli di comparativo o per vincoli, diciamo, di parentela. Parliamo del clan Spada di Ostia. L'attività è stata un'attività condotta, diciamo, a medio termine, perché le attività di indagine condotte a medio termine producono risultati ed effetti immediati. Un'indagine partita separatamente nel 2016 e che ha visto poi lavorare insieme carabinieri e finanzieri. L'obiettivo era quello del monitoraggio delle famiglie Spada di Silvio di Cassino, particolarmente attive nel traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto di eroina e cocaina. Un'indagine complessa anche per il linguaggio criptato utilizzato da parte del sodalizio criminale, che aveva creato una sorta di supermercato H24 per lo spaccio della droga nella villa I Due Leoni, da cui prende il nome l'operazione, e che è tra l'altro risultata essere completamente abusiva. Determinante il ruolo dei consumatori, attraverso cui si sono raccolti inconfutabili elementi di prova a carico degli arrestati. Si sta lavorando inoltre per capire se alcune morti per overdose sono direttamente collegabili al sodalizio. Sì, come dicevamo nel corso della conferenza stampa, è stata un'operazione di servizio che ci ha consentito non solo di individuare esattamente i responsabili che nel corso di 2 anni hanno realizzato ingenti profitti attraverso il commercio di sostanze stupefacenti, ma ci ha consentito anche di risalire poi alla titolarità diretta e indiretta di tutti quei beni che nel tempo erano stati acquisiti dai sodali dell'organizzazione criminale come reimpiego dei proventi realizzati attraverso l'esercizio dell'attività illecita. E quest'ultimo è un risultato estremamente importante, perché considerate che oggi le organizzazioni criminali temono di più l'aggressione patrimoniale che non invece l'adozione di misure cautelari personali, come nel nostro caso ci sono state. Ecco, mi piace sottolineare in questo caso che l'attività di servizio vuole essere anche una risposta concreta a tutte le famiglie che vivono il dramma di avere dei figli tossicodipendenti. All'interno del sodalizio rivestivano un ruolo particolarmente importante le donne, cosa che contribuisce a fornire uno spaccato sociale molto allarmante. Allora, le donne come ruolo fondamentale di questa organizzazione, perché alcuni uomini già in carcere, la donna spesso accompagnata da bambini minorenni, la difficoltà per gli operatori di perquisire queste donne non avendo al momento disponibilità, per esempio, di personale femminile. Poi succede che grazie alla collaborazione del cliente, grazie al riconoscimento fotografico, si riesce a blindare la posizione anche delle donne delle famiglie Rom.